Tutti, eccomi qui per registrare il secondo video del 2020. Il 2020 dovrebbe essere un po' più ricco di video, questo è il mio buon proposito per quest'anno. Iniziamo subito e il secondo video è appunto un video dedicato ai saldi e quindi eccovi tutti i miei acquisti fatti durante i saldi invernali. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di lasciarmi un like. Ovviamente commentate il video. Ciao! Con un po' di ritardo andiamo a vedere gli acquisti fatti con i saldi. Non c'è tantissima roba, però qualcosa l'ho trovata anch'io e anche a dei buoni prezzi. Ecco qua. Iniziamo con il sacchetto di coin. Sono stata nel centro commerciale di Casa Massima dove c'è l'Ocean e ho preso da Coincasa queste tovagliette. Sono 6 tutte uguali per la prima colazione, pranzi e o cene. Sono bellissime. Queste costano 5,90 euro e c'è uno sconto del 40%. Continuiamo sempre con i pacchetti casa. Sono stata da Maison du Monde, non ho trovato tantissimo. Ma ho ritrovato il Christmas Tea, che è un tè nero molto buono, era scontato al 50% e questo costa 4,10, quindi la metà. È buonissimo, profumatissimo, l'ho già preso l'anno scorso, mi è piaciuto e eccolo di nuovo. Sono stata da Kiko e ho trovato in promozione la Skin Tone Power Foundation, quindi un fondotinta compatto, e ho preso il numero 10. La confezione è questa qui con la chiusura calamitata e all'interno ha il vano spugnetta, la spugnetta. Vediamo se riusciamo a non fare danni. Eccolo qui. Lo specchietto è sempre da Kiko. Ho trovato in promozione anche la terra. Ho preso la Sicilian Nude, che è appunto una terra contouring, warm melange come gradazione, la 01. E ora l'apriamo perché è ancora qui dentro. Eccola. L'apriamo. La confezione è un po' diversa da quella del fondotinta. Questa è tutta in plastica, c'è sempre lo specchietto e all'interno ecco la terra. È melange proprio come c'è scritto sulla confezione. Allora, io ho pagato 8,50 euro già scontato la terra e 7 euro il fondotinta compatto. Da Alcott invece ho preso due maglioncini, uno nero classico con lo scollo tondo, elastichino sui polsini e anche sul fondo, pagato 12,95. Questo non era in saldo, è prezzo pieno. E poi ce n'è un altro, uno tutto rosso con le trecce sia sul davanti che sulle maniche. Tutta la manica è piena di trecce, classico polsino stretto, e la particolarità è nel fondo, rimanendo appunto più lungo dietro, mentre sul davanti è un po' più corto. E questo l'ho pagato scontato 12,99. Eccolo qui. Da The Zenith ho preso dei Dolce Vita, questo è l'unico che è andato in saldo al 50%, è in color vinaccia prugna, costava 12,99 e l'ho pagato appunto alla metà, 6,50. Gli altri due colori che ho preso, cioè il grigio e il nero, invece sono costati 12,99 ognuno e non erano in saldo. Sempre da The Zenith, questa volta dallo spaccio, ho preso questa canotta barra top in ciniglia con scollatura a V e bretelline molto sottili, non regolabili, taglio dritto dietro. Costava 9,99 e io l'ho pagata 4 euro e la taglia è la S. Da OVS ho trovato in saldo a 15 euro invece che 22,99 questa borsa in ecopelle con taschino qui sul davanti. Cerniera con cerniera interna e foderata, c'è una cernierina interna e ha ovviamente la tracolla, si può portare sia a mano che in spalla. Penultimo acquisto con i saldi, ma in realtà questo secondo me non era saldi, è questa t-shirt presa da H&M ed è semplicissima in questo rosa, non ho messo nessun filtro, il colore è proprio questo, è questo rosa qui, a manica corta, in cotone e allo scollo tondo con la scritta Love. Ma il mio super affare è stato quello da Kiwei e ho preso un giubbino double face, ed eccolo qui, ed è in verde militare e rosa fucsia, è molto fluo.
all'interno del cappuccio un elastico che tirandolo appunto lo fa restringere e ovviamente dicevo è double fast, quindi si può portare sia da un verso che dall'altro. Io lo porterò dal lato verde perché non ho nessuna intenzione di andare in giro con un giubbino fucsia, o meglio non più visto che l'ho fatto quando ero ragazzina, e ha le taschine lisce senza cerniera, senza chiusura, hanno solo il bottoncino e sono foderate in pile. Tipica cerniera Kiwei con la strisciolina colorata, il marchio ovviamente è sfiancato, ha le stringhe per stringerlo sulla parte inferiore e dall'altra parte è fatto nella stessa identica maniera, solo che le cerniere sono al posto del bottoncino per chiudere per chiudere la tasca ed è costato 135 euro a saldi. Ciao a tutti, buongiorno. Questa mattina sono stata nel centro commerciale di Bari Blu e sono andata nel negozio Yankee Candle di Bari, il Meg's Candle, e ho preso tutti questi prodotti scontati al 50%. Allora, ho preso una candela votiva, profumazione fantastica, sa di torta di mele, biscotto, non lo so, è buonissimo, mi è piaciuto tanto. E questa la metterò all'interno del bicchiere, io lo chiamo bicchiere, non so come si chiama, e qui dentro è carinissimo, anche questo è scontato al 50%. Eccolo qui. Allora, iniziamo a dire i prezzi che facciamo prima. La votiva, io ho lo scontrino qui. La votiva stava 2,65, scontata alla metà, il bicchiere 3,95, scontato alla metà. E ovviamente poi ho preso le giare grandi, queste solite che costano 29,90, entrambe scontate al 50%, quindi due al prezzo di una. Questa è della stessa profumazione della votiva e quest'altra invece è tipo cappuccino. È buonissimo, si sente proprio la fragranza del caffè, del caramello, buono, buono, buono. Quindi scontrino alla mano, il mio totale doveva essere 73 euro, pagando appunto il 50%, tutto il 50%, ho pagato soltanto 36,50. Il video termina qui. Spero ti sia piaciuto. Non dimenticare che per sostenermi basta lasciare un like, commentare il video, condividerlo sui social ed ovviamente se non sei ancora iscritto iscriviti al canale, spunta anche la campanella e potrai essere avvisato tutte le volte che pubblico un nuovo video. Ciao e alla prossima!